Amici sportivi, ben ritrovati, eccoci di nuovo assieme per il consueto appuntamento con la rubrica Sport sul Serio. Questa settimana vi parliamo di mountain bike, un servizio che per la verità sarà fatto soltanto di immagini, pochi commenti, immagini, buona musica in sottofondo e che ci è stato dato dagli amici della Mountain Bikers di Stezzano. Sono stati recentemente ospiti della nostra trasmissione, come del resto tanti di voi magari avranno visto, e ci hanno portato tutto questo po' di roba. Abbiamo davvero di poter materiale per poter fare almeno tre trasmissioni che parlano di sentieri, parlano di quello che questi nostri amici vanno alla scoperta pedalando in sella la loro mountain bike. Ecco, ci tengo a precisare una cosa perché anche loro mi hanno pregato di farlo. Sono immagini naturalmente amatoriali, girate anche sul casco della bicicletta, sono immagini girate senza nessuna pretesa, però sono immagini belle che portano alla, diciamo così, a tutti voi, insomma, alla visione di tutti voi, quelli che sono i sentieri, quelli che sono i percorsi che loro vanno a scoprire. Ci tengono in particolare anche una cosa, insomma, e questo è un altro dei punti di forza degli amici dell'MTB di Stezzano, Tarta in particolare, che i sentieri che vanno loro cercano di, diciamo così, sfruttarli il meno possibile, deturparli, ma con la bicicletta non c'è questa grande deturpazione, ci mancherebbe, però cercano insomma di non rovinarli, ed ecco che allora diventa importante insomma seguire attentamente quello che fanno questi nostri amici. E poi all'inizio di ogni servizio saranno 5, 6, 7 i servizi che vi mandiamo, i blocchi che vi mandiamo di circa 6, 7, 8 minuti l'uno. All'inizio di ogni servizio c'è la località dove appunto si sono ritrovati e soprattutto la località dove vanno alla scoperta di questi sentieri. Direi sicuramente un modo nuovo per andare in mountain bike, non con il cronometro in mano, ma guardando a quello che è la natura, guardando a quello che ci circonda. Forse il modo migliore per andare in bicicletta, come del resto è anche il modo migliore per andare a piedi, e ci mancherebbe. Allora noi vogliamo mandarvi questo servizio tutto di fila, senza nessuna interruzione per quanto riguarda appunto ancora il mio commento, se non alla fine per parlarvi del prossimo appuntamento, sempre dedicato alla mountain bike di Stezzano e le immagini dei sentieri percorribili in sella alla bicicletta, come si dice, dalle ruote grasse. Vediamoli assieme, dai. Thank you.
castle in the woods, pretending we are king and queen, and act like heroes and set the people free, and then do it all over again. Shades of light.
just can't turn them on, but I can now confuse with the mistrust and misuse. Singing, you wanna come alive, then you come and call today. Yeah. Well, the seven shades of light. Fixing it so long. You weren't there when I met you, lady. You weren't standing strong with the seven shades of light. You just can't turn them on, but I can now. Confused with mistrust and misuse. Singing, you wanna come alive. Commento finale brevissimo per quanto riguarda questa prima parte dedicata ai sentieri escursionistici, però non quelli a piedi ma quelli in mountain bike. Devo dire che sono tra l'altro sentieri percorsi molto belli, percorribili bene anche a piedi, come del resto avete visto, anche se di gente ce n'era davvero in giro poca. Del resto queste sono immagini girate nei vari momenti della stagione dagli amici della mountain bike di Stezzano. Come avete visto anche dalla didascalia, e alla fine di ogni breve servizio che dura 7, 8, 9 minuti c'è il nome dei partecipanti, insomma, come a dire che non è che ci tengono in particolare, ma vogliono far sapere che loro in quel posto lì ci sono stati. Tanti di questi partecipanti, come dicevo, sono stati ospiti alla nostra trasmissione, ci hanno raccontato le loro esperienze, ci hanno raccontato anche il perché dei loro nomignoli, insomma anche abbastanza simpatici se vogliamo, ma ci hanno raccontato soprattutto della bellezza di questo gruppo. Il ritrovarsi naturalmente su Facebook, si mandano i loro messaggi e dicono: domenica ci troviamo, che so io, di qua, ci troviamo di là, ognuno con la propria bici, magari con la propria macchina, poi da lì inizia l'escursione per i vari sentieri. Tarta ha fatto le cose davvero bene, e poi per tutti magari il momento di ritrovo, il momento gioviale, vedendo assieme tutti quelli che abbiamo visto noi, quelli che vedremo, perché ci saranno altri, minimo ci sarà un'altra puntata, ma forse anche una terza, che, nella quale vi intratterremo appunto con tutte queste immagini che del resto vi abbiamo mostrato. Dobbiamo dire immagini belle, immagini che riempiono, immagini che fanno capire, insomma, che si può andare in montagna in svariati modi. Loro hanno scelto di farlo in sella alla loro mountain bike, ma hanno scelto di farlo nella maniera giusta, cioè senza guardare il cronometro, senza guardare il tempo impiegato, ma semplicemente il piacere di scoprire la natura e di vedere le cose belle che ci circondano. E poi passare, perché no, una giornata con gli amici, a raccontarsi le proprie avventure, le proprie disavventure, a raccontare qualche barzelletta magari mentre si sta piegando e si sta pedalando, ma poi invece a soffermarsi nei momenti particolari, come sulla croce, come abbiamo visto anche nei filmati che vi abbiamo proposto vicino ai piedi della croce in diverse località, per un momento anche di raccoglimento. Davvero bravi, complimenti naturalmente a chi ha avuto quest'idea di creare questo gruppo che sta proseguendo e sta davvero andando a mille, soprattutto per quanto riguarda le adesioni. Bene, chiudiamo dunque qui questo nostro primo appuntamento, ricordandovi che ce ne saranno altri da qui a fra poche settimane, quando ci sarà appena un breve spazio nella nostra programmazione, lo inseriremo volentieri. Grazie, ci vediamo alla prossima, buona settimana, buona serata.